Parliamo di viabilità con il sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano. Ci sono delle novità a partire da alcuni interventi che saranno realizzati sulle strade comunali con fondi derivanti da precedenti mutui. Sì, insomma, abbiamo definito per la verità tutto un piano di intervento, come avevamo già annunciato da qualche mese, su tutte le arterie comunali del centro urbano e delle aree rurali. Si tratta sostanzialmente di interventi che in parte sono canalizzati all'interno delle opere di infrastrutture che stiamo eseguendo. Parlo della rete gas metano, della rete idrica e quella della posa della fibra ottica, rispetto ai quali interventi abbiamo un piano poi di sistemazione di tutte le arterie che sono state interessate dai lavori di scavo per circa 300.000 euro e che sono stati proprio in questi giorni definiti gli ambiti di intervento anche nella ripartizione fra le varie società che hanno eseguito queste opere. Quindi a brevissimo, credo, penso nei primi giorni del mese di marzo, cominceranno questi lavori di sistemazione, quindi un grosso intervento di sistemazione definitiva di tutte le arterie che sono state appunto interessate da questi interventi di scavo che metteranno nella condizione di avere una viabilità assolutamente adeguata. Abbiamo poi collateralmente anche previsto una serie di interventi ulteriori con fondi comunali. Uno dei progetti che abbiamo già predisposto e peraltro anche appaltato per circa 100.000 euro su una serie di strade comunali delle aree rurali che insomma dovrebbero partire proprio in questi giorni come esecuzione, ed un altro che abbiamo programmato e progettato e che stiamo definendo proprio in queste ore per circa 250.000 euro. Anche qui avremo interventi un po' a macchia di leopardo su tutto il territorio, su tutti gli assi viari che sono, diciamo così, un po' più ammalorati e che andremo a risistemare, da Carretiello a Seude, a Doglie, alla parte, diciamo così, del centro urbano, a ridosso del paese, nella parte alta dove c'è un intervento importante di ricanalizzazione e di ricimentazione delle acque che ha prodotto una serie di problemi e che andiamo a risolvere definitivamente. Insomma, stiamo mettendo insieme tutte queste componenti per poter arrivare entro la primavera ad avere una sistemazione definitiva, diciamo, delle strade comunali, un intervento di portata enorme che insomma ci consentirà di fare un salto in avanti notevolissimo sul piano della sistemazione degli assi viari, che riguarderà, ripeto, tutto il territorio comunale, che quindi insomma dovrebbe poi alla fine definire questa serie di interventi che in questi mesi, in questi anni abbiamo realizzato, e quindi penso che avremo veramente un cambio del volto della città. Come lei sottolineava, si interviene a Rocca d'Aspide capoluogo ma anche sulle frazioni, e questo naturalmente testimonia l'attenzione massima per le zone più periferiche di questa città, e questa attenzione è dimostrata anche da altre iniziative, una recente, quella relativa al progetto per la riqualificazione della piazza Doglie, ma si interverrà anche a Carretiello, quindi insomma attenzione veramente massima. Ma è giusto che sia così, le aree rurali, i nostri borghi sono borghi che hanno una loro dimensione, una loro specificità sui quali noi stiamo intervenendo. L'abbiamo fatto anche a Fonte con un altro progetto, ieri sera in consiglio abbiamo approvato lo schema di convenzione per un progetto a Carretiello ulteriore di sistemazione dell'area antistante alla scuola che è lì presente, che rappresenta poi il fulcro centrale, diciamo, delle attività di quella contrada, con i comuni di Giungano e di Trentinare, in un progetto che andremo a cantierare nell'ambito delle misure che sono state bandite dal gruppo di azione locale Gal Regeneration SRL, che porterà lì un intervento ulteriore. L'altro l'abbiamo previsto per Doglie, ma è già stato definito, approvato, e credo che siano in corso di affidamento i lavori. Come a Fonte abbiamo previsto un altro intervento in sinergia con il Parco Nazionale del Cilento, insomma una serie di interventi che stiamo realizzando per le aree rurali, perché meritano di essere attenzionate al pari del centro urbano. Ma questo è una, diciamo così,
nostra idea, una nostra visione di governo del territorio che non abbiamo mai, voglio dire, smarrito, anzi abbiamo sempre esaltato, perché è giusto che le aree rurali vengano assolutamente attenzionate. Peraltro proprio in questi giorni abbiamo approvato un progetto per la realizzazione della rete fognaria sulla parte, diciamo, soprattutto di fonte, ma anche delle aree a ridosso, e abbiamo già trasmesso gli atti in Regione Campania. Io peraltro ho avuto anche modo di sentire il Presidente della Regione rispetto alla possibilità di un finanziamento. Dovremmo prevedere una serie di lotti, una serie di stralci. Credo che in questi prossimi mesi noi avremo anche una risposta rispetto a questo problema gravissimo e serio che riguarda appunto la rete fognaria di fonte. Ma il lavoro che dovevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo realizzato un progetto molto importante di adeguamento, per cui insomma veramente stiamo cercando di dare attenzione massima a tutte le criticità, a tutti i problemi, rispetto poi a tutta una serie di interventi che abbiamo programmato, progettato e che spero andremo presto a definire.